Publio Giulio Sosia, il pedagogo del giovane Cesare, divenuto Liberto, nelle sue memorie racconta un episodio della vita del suo ex allievo. Sulla dittatore, sotto la dittatura di Silla, Cesare in Asia fuit. Cesare fu in Asia. Ibi stipendia meruit. Qui prestò servizio militare. Et vita militis romani servata, e salvata la vita di un soldato romano, per aver salvato la vita di un soldato romano, coronam civicam adeptus est, ottenne la corona civica. Che cos'era la corona civica? Possiamo dire che era l'equivalente della nostra medaglia al valor militare, un'onorificenza militare molto importante. La corona veniva realizzata intrecciando rami di quercia ed era assegnata a quel soldato che avesse salvato la vita di un cittadino romano in battaglia. Recava la scritta «Ob civem servatum». Il soldato decorato con la corona civica aveva un posto riservato vicino ai senatori in occasione degli spettacoli pubblici e i senatori dovevano alzarsi al suo ingresso. Per ottenere il prestigioso riconoscimento, il cittadino salvato doveva testimoniare in pubblico la veridicità del gesto eroico compiuto dal suo salvatore. Torniamo ai ricordi del nostro pedagogo, che ci racconta il giorno dell'incoronazione, la cerimonia solenne in cui il giovane Cesare ricevette la corona civica. Te ec dicente, dicendo tu queste cose, se tu affermi questo, nullo teste de is verbis dissenziente, non essendovi testimone, nullo teste, in disaccordo dissenziente su queste parole, de is verbis, non essendovi testimone che smentisca tali affermazioni, coronam civicam impono, pongo la corona civica uic super caput, a costui sopra la testa, cingo la sua testa con la corona civica, euge e viva, esultano gli altri soldati. That's all, folks.